Buonasera a tutti ragazzi. E allora, ci stiamo andando a fare una pescatina serale a Bolognese con Mirko, ci siamo sentiti e abbiamo valutato il meteo. Anzi, ringrazio Francesco, che è un ragazzo che mi segue sul canale, che ci siamo sentiti di pomeriggio e mi ha dato delle dritte sul posto di pesca a livello di meteo, mare, e mi ha detto che le condizioni sono favorevoli. Pesce di stasera, la preda ambita è il sarago. Dato che abbiamo una schiumetta, dovremmo trovare il mare un po' mosso, dato che c'è stato vento da nord e ha smosso un po' l'acqua. Vediamo cosa andiamo a trovare sul luogo di pesca, il mare com'è, la corrente, valutiamo alcune cose e iniziamo. Ci vediamo dopo, a dopo ragazzi. Ragazzi, ecco il mare. Siamo arrivati finalmente. Arriva l'acqua fino a qua. Dobbiamo stare attenti se non ci bagniamo. Diciamo che è il mare che finalmente aspettavo. C'è una bella risacca qui sotto. Delle belle onde che si infrangono, guardate. Spettacolo. Oh, tensione. Va bene ragazzi, prima che mi bagno. Ci vediamo dopo. Qua c'è uno che fa spinning. Con la lampadina è Mirko, guardate. Già è pronto. Sicuramente io mi metterò qui sotto. Salutiamo a Mirko. Mirko, ciao! Stanco, come va? A posto? Com'è la situazione? Ho visto che c'è un bel mare qui dietro. Ora magari proverò qui dietro. Mirko pescherà all'interno. È più calmo. E io mi metto qua. Vediamo. A dopo. E allora ragazzi, niente. Là c'è il mio galleggiante. In balia delle onde. Il mare è questo di qua, mosso, come vedete. Ha un'oretta che siamo qua, pasturiamo. L'unico problema è che c'è un po' d'alga. Perciò ora stiamo capendo un po' come diciamo impostare la pescata nel miglior modo. Là c'è Mirko. Ha preso un saraghetto. E ancora neanche una mangiata. Pasturiamo. Sempre. In base alla corrente. E vediamo se ci viene a trovare qualche amico. A dopo. Allora, Mirko è incannato, ragazzi. Vediamo cos'è. Oppla, ragazzi. Mamma mia. Un bel sarago, dai. Bella, zio. Bel saragotto. Mirko ha scappottato. Direi saragottino. Magari ne arrivassero di questi. Guardate che bello. Bello, bello. Bel maggiore, lui praticamente a differenza mia ha meno schiuma, meno corrente. Io, come vi dicevo, sto provando qui sotto, che di solito da bei saraghi. Qua se arriva arriva il sarago di taglia. Mi faccio un altro poco da qui, in questo lato, da questo lato vediamo l'aereo in partenza. E poi al limite mi metto qua insieme all'amico zio. A dopo. Ragazzi, è arrivato un piccolo saraghetto. Ora andiamo a rilasciare. Poco fa una bella mangiata e mi ha spezzato l'amo, un bel sarago. Comunque continuiamo e vediamo cosa esce. A dopo. Spigoletto, guardate che bella, piccolina. Ho cambiato spot perché lì praticamente c'era molta risacca e il bigattino sicuramente si perdeva. Ora ho cambiato spot, mi sono messo qui dentro, è arrivata la spigoletta. Ora andiamo a rilasciare. E niente, continuiamo. Ho preso quella spigoletta, poi per ora si sono fermati a mangiare. Qua dietro il mare spinge sempre. Però è impossibile pescare perché comunque c'è molta corrente e non è molto buono.
qua dove mi è scappato il sagrato poco fa, già un bel po' di ore fa. Continuiamo qui, vediamo se entra qualche spigoletta di nuovo. A dopo. Vento frontale un po' freddoso, onestamente. Ora stiamo decidendo di smontare. Niente ragazzi, niente da fare, occhiatine sempre a tempesta, non ho mangiato più niente, solo queste occhiatine. Ora il vento viene praticamente frontale così, ed è, dà un po' di fastidio anche alla pescata. Comunque facciamo un'altra mezz'oretta e decidiamo poi se andare via o meno. Qua c'è Mirko, lui non molla mai. Là c'è il mio galleggiante, non so se si vede, non si vede. Comunque a dopo per i saluti. Questi sono i pesci che mangiano stasera ragazzi, quantità infinite. Ora andiamo a slamare e rilasciare. Comunque vorrei dire che quanto plastica abbiamo raccolto, cioè raccolto e lanciando qui sotto, pieno di plastica e sacchetti, una cosa proprio orribile per non dire schifosa. E niente, slamiamo e vediamo. Questi sono i sareghi che ha preso Mirko. Carini, dai. Qualcuno l'ha perso pure lui. Ha avuto pure qualche rottura. Un attimo che ha avuto una mangiata. Sarà qualche altra occhiatina. L'apparatura che ho usato per questa sezione di pesca. Un galleggiante di tre gambe. Sotto ad aprire, pallinata di un metro di bracciolo e uno 0,16 come amo. Questa spallinata l'ho effettuata per contrastare un poco, diciamo, la corrente che c'è in fondo. Come vedete, e poi ad aprire sotto fino ad arrivare all'ultimo. Amici, la pescata è terminata, siamo arrivati da poco a casa. Niente, prima pescata autunnale non è finita come volevamo. Il mare tutto sommato era perfetto. E io ho pescato con mare un po' più mosso e Mirko era all'interno con mare un po' più meno mosso. Niente, lui ha preso tre saraghi, io ho una spigoletta, un bel sarago di taglia strappato e poi tutti i pesci da rilascio. Comunque non molliamo mai ragazzi, teniamo duro, e ci crediamo e aspettiamo tempi migliori. Comunque iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, attivate la campanellina, lasciate un like e un commento. Viva la pesca e alla prossima!